a tutti, grazie di essere in questi momenti incerti, soprattutto di sfidare proprio un momento critico che stiamo passando tutti quanti. Non per niente io ho scelto questo posto dove è nata la luce, dove è nata Venezia, dove è nata Serenissima, dove è nato tutto ciò che noi abbiamo avuto e riceviamo e abbiamo un privilegio di questa grande città. La luce per me è sempre stato un elemento importante, ma soprattutto di scolpire la materia, di dialogare e di dare vita a tutto ciò che noi abbiamo avuto proprio di emozioni e di espressioni artistiche. Venezia per me è stato un amore a prima vista e non riesco a staccarmi. Ogni anno c'è un'emozione e cerco di essere presente per il semplice fatto che Venezia per me è un déjà vu. Non so perché, ma Venezia mi fa ricordare proprio il passato, il presente, ma anche il futuro. Io vorrei collegare questa mostra di una ripartenza attraverso la luce, dove un faro che una volta era di questi fari giganti che hanno dato luce al mondo intero, ma soprattutto a Serenissima, che è diventata, grazie agli artigiani, gli artisti, scienziati che vivevano all'epoca, ma soprattutto anche adesso vedo che Venezia sta dando opportunità di nuovo attraverso l'arsenale all'arte, alla scienza, ma soprattutto alla cultura, di far ripartire questa immensa grande città che io adoro e lo amo infinitamente. Grazie di essere venuti, grazie a tutti quanti.